Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sono di nuovo in Francia, sono a circa un centinaio di chilometri da Saint-Tropez, però nell'interno della Francia, per farvi vedere questa bellissima casetta delle streghe alle mie spalle. È una casina molto particolare, sono arrivato da pochi minuti e già la luce sta calando, è quasi sera perché oggi è una giornata di fine novembre, quindi le giornate sono molto corte, sono molto scorciate, quindi vedete, è già buio. A quest'ora d'estate c'era ancora un sacco di luce, era il momento forse migliore per fare qualche video. Però ho trovato questa casetta online e ho deciso di farvela vedere. Sono già stato in una casetta del genere e l'ho visitata in Toscana all'Agriturismo Pereti. Qua nel canale troverete anche qualche altro video dove vi parlo sempre della casetta delle streghe dell'Agriturismo Pereti. Questa qui è una casetta un pochino diversa, dalle forme molto simili, vedete, sembra proprio una casetta di quelle dei film delle streghe che si vedano diciamo al cinema, però è molto più grande e molto spaziosa, seppur sembri molto piccola. Sono in un contesto molto bello perché siamo all'interno di un giardino ben curato con tanti alberi da frutto, c'è addirittura delle viti lì davanti, là più avanti. A circa 50 metri c'è anche la casa padronale delle persone che gestiscono questa casetta. Insomma, è un posto davvero molto carino e con la massima intimità, perché qua davanti vi faccio vedere c'è anche lo spazio per rilassarsi. Oggi è una giornata un po' freschina, quindi probabilmente non è proprio il massimo star fuori. Sono le giornate di metà autunno, quindi anche adesso siamo sui 15 gradi, fa freschino, però ecco, c'è anche tutto quello che è necessario per rilassarsi nella parte esterna. Adesso vi porto dentro, vi faccio vedere un pochino di cosa si tratta, vi faccio vedere qualche altra visuale ancora dall'esterno. Vedete, lì ci sono stati riposti anche dei cuscini con degli sdraio che sicuramente erano qui fuori. Tra l'altro vedete, qui c'era anche la possibilità di avere un ombrello che probabilmente è stato tolto per precauzione per il maltempo. Vedete, è su due piani, quindi c'è il piano di sotto dove c'è la zona living room, c'è il bagno, c'è un cuscinotto e la parte di sopra la zona letto. Ma andiamo dentro così la vedete meglio e capite un po' di cosa si tratta. Un piccolo dettaglio che è molto carino da vedere è il fatto che sia presente la scopa di saggina, proprio come nei film delle streghe, e ci sia già un minimo di arredamento legato ad Halloween, anche se Halloween è già passato. Ci sono qualche zucca, molto carino. Vi verrà dato le chiavi della porta, quindi potete poi chiudervi all'interno o anche andare via magari se la volete chiudere. E all'interno vi faccio vedere un po' come è fatta questa casina molto particolare. Allora, in questa parte qui, quindi questa è la porta d'ingresso, subito in questa parte qui c'è quella che è una macchinetta per farsi il caffè, il televisore sicuramente per quello che mi riguarda è abbastanza inutile, però vedete, a volte ci vengono messe più cose per soddisfare tutte le esigenze degli ospiti. Alle mie spalle c'è quella che è la zona living room, come vi dicevo prima, con due sedute con delle poltrone che si vede che sono da esterno ma sono state portate dentro. La casetta è piuttosto nuova, gli ho chiesto alla proprietà di quando è stata fatta, mi hanno detto nel 2018, quindi è una casetta piuttosto nuova. E qui c'è la zona col cuscinotto, una zona direi abbastanza essenziale, però ci sono, vedete, i fornelli, ci sono le pentole, c'è un po' tutto per voler cucinare qualcosa. Questa qui è una porta scorrevole che fa da appendiabiti in questa parte e quando è completamente aperta mi permette di accedere alla zona bagno. La zona bagno che è veramente minima, ok? Faccio vedere, qui c'è la doccia e alle mie spalle c'è il water con il lavandino. Quindi zona bagno piccolina, però c'è veramente tutto ed è tra l'altro un bagno a tutti gli effetti con il water, quindi non è un bagno a secco o un bagno compostabile come siamo abituati a vedere quando si viaggia qua in Francia in queste tipiche zone. Molto carini questo effetto anche delle finestre storte, una cosa che mi ha fatto cadere l'occhio subito. È presente anche il microonde, quindi è una cosa molto utile soprattutto per quelli di voi che solitamente viaggiano portandosi qualcosa da casa da fare in modo veloce, che ne so, un'insalata di riso o qualcosa di precotto che vogliono scaldare direttamente nel forno microonde. Quindi diciamo che questa è una zona, diciamo, la casina è stata veramente ben realizzata, mi sembra, come dicevo, nuova. C'è il condizionatore alle mie spalle che servirà sicuramente per scaldarla un pochino, anche se comunque come struttura mi sembra ben coibentata,
diciamo, un legno multistrato che mi sembra piuttosto massiccio, quindi non penso che ci sia grossi problemi di coibentazione. Adesso andiamo al piano di sopra e vi faccio vedere un po' com'è la zona dal letto. Allora, mi sono fatto le scale, sono salito qua sopra, vedete, sono sulle scale che danno sulla zona appunto di ingresso della casa, e come promesso vi faccio vedere qual è la zona letto. Le scale sono ben fatte, sono piuttosto rigide, vedete, si incastrano in questo punto qui, e questa qui è la zona letto. Ho acceso anche le luci così si vede bene. Molto molto confortevole, sembra un po' quella dei film anni 90. Vedete, il tetto è simile a quello dei cabin a frame, quindi è molto molto particolare. Devo dire che per essere in Francia questo posto è veramente molto pulito. Non che in generale in Francia siano sporchi, ma solitamente non sono puliti come in Italia. Invece questo posto è veramente ben pulito. Vi lascerò tutti i riferimenti a questa location qua in descrizione qua sotto. A livello anche di biancheria mi sembra che tutto vada bene. I prodotti sono molto buoni e penso che non avrò freddo. Diciamo che questa è una zona della Francia abbastanza temperata, direi che più o meno è un po' la temperatura che potete trovare in Liguria, quindi siamo vicini al mare, diciamo a un centinaio di chilometri. Siamo in Costa Azzurra, quindi diciamo la temperatura è molto molto temperata. Nei prossimi giorni dovrei andare verso Grenoble, lì sicuramente farà freddo. Però ecco, una struttura del genere è vivibile sicuramente tutto l'anno anche con un condizionatore. Questa cosa non è da sottovalutare, perché in posti parecchio freddi anche con il condizionatore a volte non si riesce a riscaldare la struttura al meglio. Questa qui invece non è grandissima e sicuramente può funzionare bene anche solo un condizionatore. Ma guardate qua che bella! Ed è arrivato anche il momento di ripartire da questa bellissima casetta. Devo dire che il soggiorno è stato veramente incredibile, nonostante stanotte ci sia stato veramente molto molto vento, però la casina è molto solida, è anche ben insonorizzata e sinceramente il condizionatore, questo qua che l'ho acceso a tratti, diciamo l'avevo impostato a una temperatura di 21 gradi, ha funzionato alla perfezione, si accendeva e si staccava durante la notte, quindi la temperatura è stata perfetta. Ottima veramente l'abitabilità. Se qualcuno si volesse portare qui delle cose da mangiare, le può cucinare tranquillamente. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante per voi. Qua nella descrizione del video troverete tutti i riferimenti di questa struttura, scriverò anche un articolo per My Glamping, il portale che ho creato circa un anno fa, dove vi parlo di glamping e di tutte queste strutture che visito, e cerco di parlarvene in modo approfondito con delle foto, con dei video, con i prezzi soprattutto e le informazioni anche per raggiungere. Quindi qua nella descrizione del video troverete tutto quello che vi può far comodo per avere più informazioni su questa struttura. Se mi volete contattare per consulenze e collaborazioni, sempre qua nella descrizione del video o nel primo commento troverete i miei riferimenti, la mia email a cui mi potete scrivere. Vi lascio qua sotto anche il riferimento al libro Glamping Porn, che è il libro quello che ho scritto lo scorso anno sulle migliori strutture glamping in Italia. Bisognerebbe che lo scrivessi anche per tutte le strutture che sto visitando all'estero in questo periodo. Sicuramente qualcosa pubblicherò molto probabilmente nel 2024, magari più di una pubblicazione, però vedremo. Io spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato interessante per voi. Magari scrivetemi nei commenti cosa vorreste vedere e se vorreste vedere qualcosa spiegato in modo migliore o in modo diverso. Noi ci vediamo molto presto in nuova avventura sempre qua sul canale. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo molto molto presto.